Quest'anno il mio intervento comincerà proprio sugli incidenti sul lavoro. Ogni anno lo diciamo, ogni anno aumentano. Cioè c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che non c'è la cultura, vuol dire che non c'è qualcosa che non rispettiamo, normative. È una vergogna, uno non può sapere che va al lavoro e non torna più a casa la sera. Per cui va assolutamente ascoltate le normative, va potenziati i controlli, gli imprenditori devono fare persone serie, per cui la legalità è una cosa importante, i contratti di lavoro devono essere fatti in maniera seria, le forze dell'ordine devono intervenire, visto che è intervenuto la finanza, fa bene. Tutte queste cose devono entrare nella normativa. Io auspico che anche arrivi un po' di pace, perché senza pace diventa difficile. In questi anni che ho fatto il sindaco non è facile dire si fa così, bisogna concertare, trovare i sistemi, dialogare, per cui io sono convinto che ci vuole molto tempo, molta attenzione, tempo, non si può dire sì, si fa così, troppo facile. Forse noi abbiamo vissuto un tempo in cui c'è stato un certo distanziarsi tra il mondo del lavoro e quello della Chiesa. Però dobbiamo ricordare che tutti i nostri cristiani sono comunque tutti lavoratori e lavoratrici. Da parte di chi è responsabile delle comunità e anche della diocesi, credo che sia veramente molto importante fare tutto il possibile per sostenere, incoraggiare, aiutare il mondo del lavoro, perché anche oggi attraverso un momento abbastanza impegnativo e difficile di ripensamento e di riflessione. Ecco, io con la presenza già semplicemente voglio dire che siamo accanto ai lavoratori e alle lavoratrici di oggi. È drammaticamente triste pensare che ogni anno ci ritroviamo qui a commentare l'insostenibile elenco di morti e feriti sul lavoro. E l'uno appare essere in grado di bloccare o almeno limitare in modo significativo questa terribile piaga. Ho voluto iniziare il mio intervento partendo dalla sicurezza, perché questa è e deve essere una precondizione irrinunciabile per ogni attività di lavoro. Una persona senza lavoro, è stato scritto, è una persona umiliata, è vero, ma il lavoro non può essere a qualsiasi costo, senza sicurezza e senza dignità, sottopagato, precario, esposto a ogni sorta di ricatto. Assieme alla sicurezza, infatti, anche la legalità, e lo sottolineo questo, legalità in tutti i sensi, è una precondizione alla quale non possiamo rinunciare. Legalità delle attività svolte, nei contratti, negli appalti stipulati dalle imprese, legalità nel rispetto delle condizioni di lavoro e delle persone. Il lavoro, inteso come diritto dovere, è una delle forme più alte di partecipazione alla vita di un paese e alla vita dell'intera società umana. Anche il messaggio dei vescovi italiani per questa festa porta questo titolo: Il lavoro per la partecipazione e la democrazia, e ribadisce che senza lavoro dignitoso e per tutti non vi è democrazia, perché il lavoro è lo strumento concreto, effettivo ed efficace della partecipazione.